Anche quest'anno Fano ha omaggiato la Festa del Mare, arrivata alla sua 60ª edizione. La giornata è iniziata con la deposizione di una composizione floreale alla Statua della Tempesta lungo il molo di Levante, mentre poi il corteo si è spostato davanti al Monumento dei Caduti del Mare vicino alla Capitaneria di Porto. Lì si è svolta la Santa Messa, presieduta dal vescovo Armando Trasarti insieme al parroco Don Gianfranco Casagrande della Chiesa del Porto. Presente alla celebrazione eucaristica il prefetto Vittorio Lapolla, oltre alle forze dell'ordine, l'amministrazione comunale, cittadini fanesi ed anche alcuni turisti. Santifico Dio e doni che ti presentiamo. Terminato il momento religioso, sotto lo sguardo protettrice della Madonna del Porto, è stata posizionata una corona d'alloro al monumento dei caduti del mare di via Nazario Sauro, che ricorda tutti quei marinai che hanno perduto la vita in mare. Un'altra caratteristica che ormai accompagna la festa è la premiazione dei lupi di mare, che quest'anno sono andati ad Angelo Baronciani, Giorgio Ciavaglia, Vittorio Cinotti, Giordano Sperandini e Graziano Turiani, tutti dell'anno 1937. Alle ore 11 poi tutti sono saliti sul battello Elizabeth, che ha imbarcato diversi cittadini e li ha portati a largo per la toccante deposizione in mare di una corona d'alloro in ricordo dei caduti. Una scia di barche poi ha partecipato a questo tradizionale rito che prevede 3 giri verso destra alla corona in mare. La festa è sempre un momento di gioia, un momento di ricordi, un momento per ricordare coloro che sono caduti con le attività legate al mare. È un modo per valorizzare l'esistente e pensare anche al futuro. Quella della Festa del Mare è uno dei momenti che dovrebbe essere più sentito e che ha visto negli ultimi anni diversi cambiamenti, come la non uscita dei pescherecci dal porto oppure il numero sempre più basso di giovani che andrebbero coinvolti in questo tipo di eventi nella città. Peccato, dispiace che non si possa più come una volta uscire con tutti i pescherecci. Questo viene percepito, purtroppo le normative sono sempre più severe, ma stiamo cercando di ragionare come allentare, come magari recuperare una parte di questo aspetto che dava un valore aggiunto a tutta la giornata. La giornata del mare si è poi conclusa con uno spettacolo pirotecnico che ha incantato tutti i presenti lungo la spiaggia di Sassonia.